Siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF, ma come venerdì scorso lo facciamo in maniera di educazione finanziaria parlando dei tips, gli ETF legati alle inflazioni e quali sono le controindicazioni per chi li compra, ma tutto questo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario IF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Oggi si cerca di andare nel dettaglio dei ETF tips, quelli che in teoria ci dovrebbero proteggere dalla inflazione, ma è davvero così? Sono così unici e potenti o sono semplicemente un abbaglio pieno di insidie? Lo scopriamo in questo video, ma prima di iniziare a parlare naturalmente ricordiamo che questi non sono assolutamente consigli finanziari né tantomeno a investire in questo strumento o un invito ad investire in generale. Io non sono un consulente finanziario ma porto questi contenuti a scopo strettamente informativo e didattico. Fate sempre le vostre valutazioni. Ti ricordo inoltre che se vuoi una chiamata all'educazione finanziaria trovi il link qui sotto e se vuoi sostenermi al costo di un caffè al mese, puoi abbonarti qui su YouTube o anche su Patreon. I titoli del tesoro protetti dall'inflazione, con l'acronimo TIPS dall'inglese Treasury Inflation Protected Securities, sono obbligazioni emesse dal governo indicizzate all'inflazione. Pertanto, quando l'inflazione aumenta, i TIPS possono generare rendimenti maggiori rispetto alle obbligazioni che non sono indicizzate. Con l'aumento dell'inflazione, i TIPS si adeguano al prezzo per mantenere il loro valore reale. Questo li rende popolari tra gli investitori, in particolare quando l'economia non sta andando bene o quando lo spettro dell'inflazione resta alta, cosa che in questi ultimi mesi effettivamente è un problema molto attuale. Per cui per molti investitori i TIPS sembrano una scelta ovvia quando c'è un'incertezza superiore alla media sull'inflazione e sui rendimenti del mercato. Sfortunatamente i TIPS non sono sempre all'altezza delle aspettative degli investitori perché la maggior parte delle persone non comprende questo strumento, questo investimento come dovrebbe. Ci sono tre problemi fondamentali. Il primo è che i TIPS potrebbero rendere meno delle obbligazioni normali. Per molti versi i TIPS sono simili ad altri titoli di Stato. Come sono i buoni del tesoro, sono garantiti dalla piena fede del credito del governo e pagano interessi annuali. La differenza cruciale è che il valore nominale di un'obbligazione TIPS viene adeguato in base all'indice ufficiale dei prezzi al consumo, CPI in inglese. Maggiore è il CPI, maggiore è il valore nominale dei TIPS. In apparenza questo sembra un ottimo affare. Dopotutto, l'inflazione erode il potere del nostro denaro e per cui con i TIPS abbiamo un adeguamento al rialzo del valore nominale e per cui significa che i pagamenti degli interessi aumentano con l'inflazione. I TIPS sono quindi percepiti come più sicuri, il che riduce i loro rendimenti attesi a causa del compromesso rischio-rendimento. Tuttavia i TIPS non sono gli unici titoli che prezzano l'inflazione. I buoni del tesoro standard hanno anch'essi un adeguamento implicito all'inflazione. Se i mercati prevedono un'inflazione del 3% nel tempo, tale aspettativa viene prezzata nel mercato obbligazionario. Gli investitori prendono decisioni basate in parte sul fatto che pensano che l'inflazione sarà superiore o inferiore a quanto riflette il prezzo di un titolo. Ciò va a influire sul valore dei TIPS e dei buoni del tesoro standard, ma è meno probabile che i TIPS vincano questo scambio. In questo scenario i TIPS avranno prestazioni migliori dei buoni del tesoro solo se l'indice dei prezzi al consumo dichiarato è superiore a quanto previsto dal mercato. Diverse importanti teorie economiche, tra cui aspettative razionali e mercati efficienti, suggeriscono che è improbabile. D'altra parte i TIPS hanno problemi molto reali durante i periodi di stress finanziario. Il problema è dovuto al modo in cui il piano di progetto di deflazione è stato progettato per i TIPS. Solitamente il tesoro garantisce che il capitale per TIPS non scenda al di sotto del valore originario. Tuttavia, i successivi aggiustamenti al rialzo per l'inflazione possono essere ripresi in caso di deflazione. Pertanto i TIPS di nuova emissione offrono solitamente una protezione molto migliore dalla deflazione rispetto ai TIPS più vecchi che hanno la stessa durata. Quando la deflazione diventa un problema, come ad esempio è successo nel 2008 e di nuovo nel marzo del 2020, gli ETF TIPS, come ad esempio iShares TIPS Bond ETF, sono diminuiti in modo significativo. Il secondo problema è che l'indice dei prezzi al consumo può non riflettere l'inflazione. Ci sono ragioni per credere che l'inflazione potrebbe essere superiore a quanto suggeriscono le statistiche ufficiali e per i gruppi più propensi ad acquistare TIPS, gente che solitamente è quella di mezza età o anziani, che sono quelli che in generale possono notare più la differenza. Ma perché questo? Perché i panieri con i quali si misura l'inflazione viene adeguato di volta in volta anche alle nuove realtà consumistiche
ed un anziano avrà esigenze diverse di acquisto rispetto a un ventenne. Molte persone tendono a diventare più stabili nei loro modi man mano che invecchiano, il che significa che hanno meno probabilità di passare a nuovi beni. Parte di questa riluttanza è semplicemente logica, poiché hanno meno tempo per recuperare gli investimenti nell'apprendimento di nuovi modi per fare le cose. Sono proprio i pensionati che cercano di preservare il reddito con tips solitamente, che hanno meno possibilità e probabilità di effettuare sostituzioni, quindi si ritrovano con un'inflazione che è più elevata. La sostituzione sembra un effetto sottile, ma considera quanto può essere profonda. Alcune persone pensionati che cercano protezioni con i tips usano ancora i telefoni vecchi, quelli fissi invece dei VoIP o smartphone, e TV via cavo piuttosto che video in streaming. Il terzo punto è che i tips sono volatili. Alcuni hanno definito i tips l'unico investimento privo di rischi a causa delle loro principali caratteristiche di sicurezza e protezione dall'inflazione. Tuttavia, uno dei principali indicatori del rischio è la volatilità dei prezzi e i tips spesso risultano carenti in questo reparto. Le selvagge oscillazioni dei prezzi osservate negli ETF tips durante i crolli del mercato azionario del 2008 e del 2020 mostrano che non sono stabili come la liquidità nel breve periodo. Inoltre i tips con una sostanziale inflazione accumulata inclusa nei loro prezzi potrebbero perdere un importo significativo se si verificasse una depressione deflazionistica. I tips funzionano pagando un tasso fisso, ma adeguando l'importo nominale al variare dell'inflazione. Se i tassi di interesse aumentano abbastanza, in cui il prezzo di un tips diminuisce abbastanza per compensare l'adeguamento dell'inflazione dell'indice dei prezzi al consumo, il cosiddetto CPI, i rendimenti totali possono addirittura essere negativi. Tutte queste considerazioni ovviamente non significa che non si devono considerare o non si dovrebbero considerare i tips come forma di investimento, ma significa solo che qualunque sia lo strumento finanziario in cui si voglia andare a investire o che si voglia utilizzare, anche in questo caso, come potrebbe sembrare un tips semplice e sicuro, in realtà non lo è mai al 100%, e per cui bisogna sempre approfondirlo e comprenderlo appieno, incluso tutti i possibili difetti o tutte le possibili problematiche correlate. Bene, dammi una tua qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi gli ETF tips e se ne hai qualcuno in watchlist o se hai già qualcosa nel tuo portafoglio. Come li consideri, rischiosi, inutili oppure una strategia da non perdere? Spero di avere un tuo feedback qui sotto nei commenti. Ovviamente, se mi vuoi far crescere qui su YouTube, un bel pollice in su sarebbe molto gradito. Per te significa pochi millisecondi, ma per me significa il mondo. Poi, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, oggi è venerdì, ultimo video della settimana editoriale, per cui la chiudiamo qui. Ma noi torniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuova settimana editoriale. L'unica cosa che mi è rimasta da dirti è che ti auguro un felice fine settimana. Ciao!